La prova del letto. Nel 23° libro dell'Odissea, quindi il penultimo libro dell'Odissea, Penelope compare. La moglie Penelope non ha assistito alla strage finale. Per ordine del figlio Telemaco si è chiusa nella sua stanza. Non appena lo straniero ha ricevuto in mano l'arco per cimentarsi nella gara, non ha neanche visto quindi che lo straniero, anzitutto è Ulisse, e poi ha vinto la gara. Una volta uccisi i pretendenti e le serve infedeli, non solo vengono uccisi tutti i proci, ma anche Melantò e le altre serve traditrici infedeli. È purificata la sala col fuoco, perché ormai la sala è immonda, sozza del sangue di questi proci. Viene purificata. Ericlea corre a dare alla padrona l'insperata notizia. Odissio è vivo, è tornato e ha liberato la reggia dai proci. Pur trovandosi di fronte a un uomo a cui Atena ha restituito l'antico splendore, Penelope continua ad avere dubbi sull'identità dello straniero e non accoglie il marito con la gioia che questi immaginava. Resta dunque all'eroe un'ultima prova da affrontare: convincere la moglie che lui è realmente Odissio, il suo sposo, partito 20 anni prima. Ecco, attenzione. Anche se lui non ha più le vesti del mendicante e quindi appare in tutto anche il suo vigore fisico, la moglie che comunque è astuta ed è sempre sospettosa di tutto e di tutti, perché comunque abbiamo detto che Penelope è alter ego di Ulisse, non, è ancora sospettosa e non riconosce subito il marito. Il marito deve superare l'ultima prova, la prova del letto, dicevamo. Disgraziata! A te fecero il cuore molto più duro che alle deboli donne quelle che hanno l'Olimpo. Allora vuol dire gli dèi che abitano l'Olimpo hanno reso il tuo cuore, Penelope, molto più duro di tutte le altre donne. Nessun'altra donna starebbe con cuore ostinato lontana così dal marito, che avendo sofferto molte sventure tornasse a lei, al 20° anno, nella terra dei padri. Quindi nessuna altra donna si comporterebbe come ti stai comportando tu. Lui è ritornato in patria dopo 20 anni, eppure tu ancora non lo abbracci. Su, Balia, stendimi il letto. Allora Ulisse, che sta rimproverando così duramente sua moglie, si rivolge a Euriclea, che, come abbiamo spiegato, era stata la sua balia, per questo lo conosceva molto bene, da quando era nato, sì. Su, Balia, stendimi il letto perché anche solo mi corichi. Perché mi corichi anche da solo. Mia moglie non vuole venire a letto insieme con me. Bene, andrò a dormire da solo nel mio letto. Costei ha nel petto un cuore di ferro, come dire, quindi un cuore di ghiaccio, mia moglie. Gli disse allora la saggia Penelope: sciagurato, non sono altezzosa o sprezzante, né sono attonita. Si rivolge Penelope al marito Ulisse e dice quindi: sciagurato, non è vero, non sono altezzosa, sprezzante, eccetera. No, so molto bene come eri salpando da Itaca sopra la nave dai lunghi remi, ti conoscevo benissimo. Quindi non sono stupita dal tuo arrivo, no, so riconoscere molto bene, in realtà mio marito lo conoscevo benissimo, prima che partisse da questa città, quando era salpato, insomma, con la sua nave da Itaca alla volta di Troia. Orsù, Euriclea, stendigli il solido letto fuori del talamo ben costruito che fece lui stesso. Ecco quindi l'inganno. Attenzione, in cosa consiste questa prova? Lei dice alla nutrice di spostare il letto, capite? In questo modo potrebbe dimostrare che lui non è Ulisse, perché Ulisse lo sa invece che il letto non può assolutamente essere spostato. Perché dentro l'albero. Sì, perché è stato costruito direttamente su un albero. Portate fuori il solido letto, dice Penelope ai servi. Conducete fuori il letto. Ecco. Solo il marito può conoscere come è fatta la camera nuziale e sapere che non è possibile portare fuori il letto perché è intagliato nel tronco di un albero. Per
Portate fuori il solido letto e gettatevi sopra il giaciglio se proprio vuole dormire sul letto. Voi però spostate questo letto. Pelli e coltre coperte lucenti, quindi gettate sopra questo letto tutto quello che può servire per coprirsi. Pelli, quindi coperte, eccetera. Disse così per provare il marito. In realtà disse questa cosa solamente per mettere alla prova Ulisse. E Odisseo, sdegnato, disse alla moglie Solerte. Attenzione però, Omero la chiama Solerte, cioè dice che è astuta, premurosa e astuta. Dicendo queste cose, quindi, dimostra la sua intelligenza. Ha fatto bene a mettere alla prova il marito, ci fa capire il narratore. Donna, è assai doloroso quello che hai detto. Cioè, quello che hai detto mi riempie di dolore. Chi mise altrove il mio letto? C'è stato qualcuno che ha spostato il mio letto. Sarebbe difficile anche a chi è accorto, se non viene e lo sposta volendolo, un Dio in un luogo diverso senza difficoltà. Mi stai dicendo delle cose che mi stupiscono, perché solamente un Dio potrebbe spostare questo letto dal momento che è intagliato direttamente nella pianta, nel tronco di un albero. Nessun uomo vivo o mortale, neppure giovane e forte, lo smuoverebbe con facilità, perché v'è un grande segreto nel letto lavorato con arte. Lo costruii io stesso, non altri. Sono stato io a costruirlo, quindi so bene come è fatto. Nel recinto, cioè si intende quindi nel cortile della reggia, cresceva un ulivo dalle foglie sottili, rigoglioso, fiorente, come una colonna era grosso. Tipicamente sapete che l'ulivo può essere addirittura secolare, se non millenario, e quindi può essere una pianta imponente, molto grossa. Intorno ad esso feci il mio talamo, finché lo finii con pietre connesse, e coprii d'un buon tetto la stanza. Quindi poi dopo costruii addirittura la camera da letto, proprio sopra questo letto, quindi continuai la mia costruzione con, diciamo, delle pietre, eccetera. Dopo recisi la chioma all'ulivo dalle foglie sottili, dopodiché ho tagliato la chioma dell'albero, sgrossai dalla base il suo tronco, lo piallai con il bronzo, quindi utilizzando degli utensili, degli arnesi, piallai il legno del tronco dell'albero, bene con arte, e lo feci diritto col filo. E ottenuto un piede di letto, traforai tutto col trapano. Quindi Ulisse prima ha costruito la camera da letto attorno all'ulivo, poi ha lavorato direttamente l'ulivo, quindi l'albero, sino a ricavare un letto. La costruzione è avvenuta al chiuso della stanza. La stanza era già chiusa, quindi nessun altro ha visto Ulisse, nessun altro ha visto Ulisse costruire questo letto. E solo Penelope, è un segreto che condividono solo loro due sono al corrente di questo segreto. Iniziando da questo piallai la lettiera, quindi formai la lettiera, il piano del letto, insomma, finché la finì, rabescandola, quindi decorandola d'oro ed argento ed avorio. All'interno tesi le cinghie di bue splendenti di porpora. Ti rivelo così questo segno, donna. Non so se il mio letto è fisso tuttora o se un uomo, tagliato il tronco d'ulivo alla base, altrove lo mise. È possibile che sia stato spostato questo letto solamente se qualcuno ha tagliato il tronco d'ulivo alla base. Disse così, e lì le si sciolsero ginocchia e cuore. A questo punto, solo a questo punto, sciogliere le ginocchia e il cuore vuol dire praticamente solo a questo punto lei si lascia andare, riconosce il marito e quindi si lascia andare ai sentimenti che lo legano al marito. Nel riconoscere i segni che Odisseo le rivelò sicuri, piangendo gli corse incontro, gettò le braccia al collo di Odisseo, gli baciò il capo e gli disse, ecco solo adesso quindi rivela tutto l'affetto per il marito, e gli disse, Odisseo non essere irato con me, dopo che anche in altro fosti assai saggio tra gli uomini,
ci diedero pene gli dèi, cioè abbiamo dovuto sopportare molti dolori e molte sofferenze in questi 20 anni di lontananza. Adesso quindi è il momento in cui finalmente possiamo riabbracciarci e possiamo quindi condividere e passare insieme gli anni della vita che ci restano da vivere. Gli dèi che a noi negarono di vivere insieme e insieme goderci la giovinezza, gli dèi non hanno permesso che vivessero, che vivessimo insieme. Ma adesso quindi riabbracciamoci, adesso possiamo tornare a vivere insieme. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.